sempre qualche problema. E soprattutto in questa occasione sono stati costretti a un vero e proprio tour de force, perché raggiungere le alghe non è mai molto semplice. Vediamo ora cosa succede mentre il pubblico, Pasin e Iovio, vanno al confronto diretto. Io direi che Botello non aveva bisogno, secondo me, di questa rissa, era tutto piuttosto tranquillo. Non vedo il motivo di scatenare tutti questi... Sì, nemmeno il Milan ne aveva bisogno, ma tra l'altro Pasin e Iob sono due straordinari picchiatori anche, quindi è stato un confronto di assoluto livello, diciamo, tra virgolette. Poi anche Giacomin e Evans, che ha abbandonato la panca puniti, Giacomin che evidentemente non stava così male poco fa. No, infatti è arrivato anche Lasca, che è un altro signore dei pugni, tutti uomini che avevo in una telecronaca precedente segnalato alla federazione pugilistica italiana, che si trova in crisi di talenti spaventosa. Ho visto combattere un certo Chianese all'europeo, tristissimo. Campese anche, vedo che si disimpegna bene. Sì, oramai i nervi sono saltati un pochino a tutti, direi, soprattutto al Milan. Intanto Iob ha già lasciato il ghiaccio, credo non rientrerà più, credo che anche Pasin seguirà tra poco la sua via, ma intanto vedete sul ghiaccio tutti i giocatori, con Campese, Giacomin e ora attenzione, perché anche Rukin, che muscolarmente è abbastanza preparato, ora si accende un capannello ogni metro, poi con tutti i guanti e le steche invece ora colte benissimo dall'operatore. Sembra un campo santo abbandonato, a centropista succede di tutto e Iob osserva dal tunnel fuori dalla balaustra. Impietoso intanto al pubblico bolzaniero. Vediamo un po', adesso avranno un discreto da fare gli arbitri per ricomporre il tutto. Mancano due minuti, forse sarebbe il caso di mandare le due squadre nello spogliatoio e poi riprendere con una terza frazione allungata. Sì, sarebbe l'idea migliore con ogni probabilità. Sì, terza frazione che potrebbe anche essere un regolamento di conti. E questo è un peccato, perché la partita era stata molto bella, lo spettacolo offerto era notevole dal Bolzano, se non altro. E intanto vediamo Ivan Zanata costernato, non riesce a capacitarsi di quello che sta succedendo alla sua squadra, probabilmente.